Un buongiorno a tutti quanti da Tiziana Mani Pasta. Allora, io oggi vorrei fare due saluti. Il primo è per Ciccio Pizza Napoletana e il secondo è per Maria Cristina Groppo. Allora, la Maria Cristina Groppo non mi ha chiesto di citarla, però ci tengo io a fare questa cosa. Questa grande, grande donna, veramente, è talmente umile, talmente buona, brava, cioè si vede proprio dal volto che è una signora veramente dolce e sta crescendo benissimo e ha un suo canale, Maria Cristina Groppo. E veramente, se volete andare a vederlo, è una cosa che mi viene proprio spontanea dal cuore. Ciao Maria Cristina e ciao Ciccio Pizza Napoletana. Ok, chiudiamo questa parentesi e che facciamo oggi di ricetta? Beh, la ricetta di oggi, il panettone gastronomico. Mamma mia. Allora, il panettone gastronomico sappiamo che si fa in particolare nelle feste, no? E feste natalizie, pasquali, si fa. Però io lo vorrei fare ora. Cominciamo già dal panettone gastronomico, in modo che poi ci troviamo avvantaggiati per le feste natalizie. Quindi voi potete anche preparare in questo modo. Cioè, sapete che con il pane, poi vi dirò, con questo impasto io ho fatto altre cose, quindi con questo impasto potete fare il panettone gastronomico, il pan bauletto, potete fare i panini, potete fare ciò che volete e vengono sempre un amore, ve lo garantisco. Allora, guardate gli ingredienti. Questi sono 400 g di farina Manitoba 100-0, già mischiate. Qua ho della farina per amalgamare l'impasto se occorre sul piano di lavoro. 250 g di acqua tiepida, 75 g di olio d'oliva, 10 g di sale, 20 g di zucchero semolato, un albume per spennellare il nostro panettone gastronomico e mezzo cubetto di lievito di birra. Ok, possiamo anche procedere con la nostra ricetta. Facciamo il classico buco al centro e ci metto l'acqua tiepida. Dopodiché metto il lievito di birra e lo sciolgo dentro. Mettiamo l'olio di oliva, mescoliamo, dopodiché mettiamo lo zucchero, mescoliamo ancora e cominciamo ad amalgamare tutti gli ingredienti. Ora possiamo mettere il sale. Bene, impastiamo ora. A questo punto spolveriamo il piano di lavoro e mettiamo l'impasto e impastiamo fino a che non risulta un composto bello omogeneo e liscio. Allora, spolveriamo un po' con un po' di farina nella coppa e anche la nostra palla di pasta e la andiamo a pirlare dopo averla impastata bene bene, mi raccomando. Ora la infariamo e la mettiamo nella ciotola. Ora prendo la mia pellicola e aspettate, e la vado a coprire. Ecco qua. Adesso che faccio? Metto in forno spento con lucina accesa. Ci vediamo dopo al raddoppio. Ecco qua il nostro impasto bello lievitato. Adesso mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro, mettiamo l'impasto qua e lo sgonfiamo. Poi facciamo così e andiamo a pirlare nuovamente l'impasto. Come vedete è venuto morbidissimo, anche la bolla, morbidissimo, elastico, fantastico proprio. Allora, ora che facciamo? Vedete, questa è una forma per panettoni di quelle in carta usa e getta e da 750 grammi. La mettiamo qua, mettiamo la nostra palla di impasto, lo facciamo resettare bene, eccolo qua, guardate, ecco. E adesso lo mettiamo, aspettate che mi sono dimenticata la pellicola, un secondo, eccolo qua. Il nostro impasto, mi sto mettendo, sto sistemando la pellicola. Ok, ecco qua la nostra pellicola, la mettiamo di sopra, ecco,
Adesso che dobbiamo fare? Andiamo in forno spento con lucina accesa, però mi raccomando, non 2 ore, 1 ora, non c'è il tempo. Quando la pasta arriva qua ai bordi della carta, basta, è lievitato. Quindi possiamo provvedere ad infornare. Ok, ci vediamo dopo, mi raccomando, al bordo, eh! Allora, guardate il nostro panettone come è diventato bello, pugno, 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 diciamo noi a San Pietro, pugno, pugno. Allora, ascoltate, adesso dobbiamo spennellare con l'albume che vi ho fatto vedere prima. Allora, adesso io ho preriscaldato il forno a 160 gradi. Allora, mi raccomando, perché essendo alto non possiamo metterlo alla parte alta alta del forno, come vi dico sempre, no? Allora, mettiamolo più o meno a metà, un po' pure meno, perché gonfia. E per esempio, al mio c'è la griglia. Se lo metto più alto, l'impasto se ne va sulla griglia. E quindi non va bene se no si rovina tutto il nostro panettone gastronomico. Allora, ascoltate. Mettetelo sulla parte più bassa, mettete 160-170 e cuociamo per 50-60 minuti. Però mi raccomando, come vi dico sempre, ogni forno a sé e negli ultimi 10 minuti di cottura mettete il ventilato. Però un'altra cosa, se avete degli stecchini lunghi, fate la prova a stecchino, perché l'impasto è bello grande, quindi fate la prova a stecchino. Se esce pulito vuol dire che è cotto definitivamente anche di dentro. Mi raccomando. A controllare sempre per la cottura, casomai si brucia di sotto. Ci vediamo dopo per la cottura, guardate che bello! Eccolo qua il nostro panettone gastronomico, come è venuto bello, grande, gonfio. Allora, adesso è bollente. Allora, sapete che facciamo? Ora lo mettiamo su gratella che deve riposare e si deve asciugare bene e raffreddare. E allora, un segreto. Quando il panettone o la focaccia o il pane lo volete morbido, no? Questo è un segreto che mi ha imparato mia nonna. E non so quanti di voi lo fanno, però io vorrei dirvelo. Allora, quando una cosa è caldissima uscita dal forno ed è molto croccante e la volete morbida, mettete un canovaccio. Così. Mettendo un canovaccio in questo modo, il canovaccio prenderà umidità e renderà morbido tutto il nostro pane. In questo caso il pane gastronomico, ve lo assicuro, sarà una cosa fantastica. Allora, io vado, lo metto su gratella, lo faccio riposare e raffreddare e poi ci vediamo per il taglio fatidico, perché poi lo dobbiamo farcire e vi dico tutti gli ingredienti che dobbiamo mettere. E poi gli altri magari li mettete tutti a vostro piacere. A dopo! Allora, il nostro panettone si è raffreddato, vi faccio vedere, guardate, guardate la sofficità, la morbidezza di questo panettone. Allora, e adesso lo dobbiamo tagliare e farcire con questi ingredienti. Guardate, questa è la maionese pastorizzata, quella che faccio sempre io, che la trovate in descrizione se la volete fare. Dentro la maionese c'è tonno e funghi, tutto miscelato. Poi del prosciutto cotto, della salame di Milano, Milano o Napoli, non me lo ricordo, Milano, Milano, mortadella, della rucola, del pomodoro a fette e dell'insalata tagliata a striscioline. Ok, alla julienne si dice. Allora, adesso io vado a togliere prima di tutto la carta del nostro panettone. Guardate, guardate che esce di qua, vedete? Che bello. Beh, una bellissima soddisfazione, eh? Non è che. E poi le cose fatte in casa? Vuoi mettere una cosa fatta in casa e non comprarla? No. Provo piano piano, casomai si va a rovinare. Eccolo qua. Eccolo qua in tutto il suo splendore. Bello, bello, bello. Guardate la cottura, vedete? Sono più che soddisfatta. Sì. Allora, mettiamo via la carta e adesso che dobbiamo fare? Prima di tutto dobbiamo tagliare la cupola di questo panettone e poi questo qua lo dobbiamo tagliare tutto a fette. Dobbiamo fare delle fette alla pari, mi raccomando. Cerchiamo di fare più o meno contare lo spazio per creare delle fette alla pari. Poi vi dico perché. Ora tagliamo prima il cappuccio.
Guardate che spettacolo! Mamma che bello, guardate! Allora, adesso mi raccomando, le fette devono venire tutte circolari. Io adesso me lo vado a mettere così. Forse, come dice Davide, così o così? Va bene. Allora, cominciamo così, dai. Allora, io vado a tagliare le fette. Mi raccomando, devono essere tutte alla pari. E poi le mettiamo sul piano di lavoro, poi vedete. Allora, io me lo metto così, che vado più comoda. Lo spessore che voglio tagliare è questo. Se voi volete lo potete fare o più largo o più stretto. Ok, io vado a tagliare. Ecco qua la prima fetta. Guardate. Allora, certo non è che sono perfetta perfetta a tagliare, comunque non fa niente. Allora, adesso mi vado a tagliare tutte le fette allo stesso spessore. Allora, ora di questa cupola andiamo a tagliare di nuovo a metà, in due fette. Allora, mettiamo il primo strato qua e gli altri li ho lasciati qua. Allora, guardate, per prima cosa andiamo a spalmare il mix di maionese, tonno e funghi. Certo, non è facile tagliarlo, è talmente morbido, ma veramente, che è talmente soffice e morbido che neanche il coltello quasi lo taglia. Bellissimo, proprio bellissimo. Ecco, allora mettiamo i pomodori a fette, poi la quantità, mi raccomando, la decidete voi. Mettiamo l'insalata. Sta cadendo l'insalata per terra e la pipa se la sta mangiando. Davide, fammi vedere un attimo. Guardate, se l'ha portata via. Allora, mettiamo l'insalata ancora. E ora mettiamo la rucola. Poi, ora mettiamo le foglie di mortadella. La mortadella, allora. La mortadella la potete mettere in modo che esca un po' fuori dal pane tramezzino, dal pane da pane tramezzino e il panettone gastronomico. Ecco, questo modo. Perché faremo uno strato tutto di mortadella, uno strato tutto di salame Milano, Napoli non me lo ricordo più, e uno strato di prosciutto, quindi. Aspettate, che si è piegata. Eccolo qua. Poi naturalmente, come ho detto prima, a piacere vostro, mi raccomando, la quantità la fate voi. Ok, io ora ho sistemato in questo modo. Ecco qua. Allora, adesso che faccio? Questa la metto da... non la ciotola. questa. Sì, perché l'altra me la preparo qua, Davide. No, aspetta, come dobbiamo fare? Perché la dobbiamo tagliare? Allora... No, aspettate, allora che faccio? Questa la devo tagliare. Me la devo tagliare in quattro. Ora ne prendiamo un'altra e la metto invece qua sul piano di lavoro e vado a spalmare di nuovo la maionese. Mettiamo l'insalata. Mettiamo i pomodori. Ecco. Mettiamo un po' di rucola. Ecco e adesso mettiamo il salame di Milano, di Napoli, non me lo ricordo più. Mo' me lo mangio già col pensiero qua. Mamma mia, che fame. Ecco. Allora, io vado a mettere l'altra parte sopra, così, guardate che bella, escono queste pezzine, ecco. Allora, facciamo lo stesso lavoro come quello, lo dobbiamo tagliare in quattro. Ecco qua, sistemate anche gli altri. Guardate, come vedete, guardate, vedete, gli strati li mettiamo un po' più girati i dischi quadrati, cioè i dischi tagliati. Perché? Perché in questo modo si vanno ad incastrare. Allora, adesso
vado a prendere l'altro e faccio lo stesso lavoro, però questa volta col prosciutto cotto. Mettiamo l'insalata, mettiamo i pomodori. Non mi viene fame, no? A vedere queste cose strato strato, mamma mia, a me mi viene l'acquolina in bocca, penso anche a voi, e non ne parliamo dell'assaggio poi. Allora adesso vado a mettere il prosciutto cotto. Il prosciutto cotto è un po' rotto, però non fa niente, tanto noi dobbiamo far uscire soltanto un po' le fette e poi l'altro lo lasciamo dentro. Mettiamo la fetta sopra, schiacciamo un po' con le mani e facciamo lo stesso lavoro. Ultimo strato, andiamo a mettere come al solito la maionese, l'insalata, un altro po', mettiamo i pomodori, mettiamo la rucola e ora mettiamo un po' di ogni cosa di questi salumi che ci sono ancora. Allora mettiamo un po' di mortadella, che sto facendo un miscuglio qua, mamma mia. Allora facciamo un misto in mezzo, il prosciutto, e poi mettiamo quest'altro salame, basta così. Ok, ora che faccio? Siccome è rimasta la cupola, la cupola del panettone gastronomico, mi vado a spalmare un po' di maionese sulla cupola in modo che appiccichi bene. Ecco qua. E voilà, è finito. Io adesso questo invece lo lascio intero. E sapete perché lo lascio intero? Perché dovrò fare l'assaggio proprio con questo. Ok, lo vado a mettere sul nostro panettone e guardate che spettacolo, mamma mia. Va bene, allora io preparo tutto, preparo la tavola perché dobbiamo fare il grande assaggio. A dopo. Sono prontissima, ma pronta davvero. A parte che sono davvero emozionata perché già stiamo pensando al Natale e quindi questa è una cosa che a me piace tantissimo. Guardate, spero che vi piaccia anche la presentazione. Lo sapete che ci tengo tanto a fare anche la foto bella. Allora, io vado a fare assaggio. E che assaggio? Guardate! Come vedete sotto rimangono tutti, guardate, tutti i pezzetti, no? Allora, se abbiamo ospiti, vanno e prendono un pezzetto. Un altro va e ne prende un altro e via via si va a consumare. Ma la fetta più grande è la mia. Mamma mia, quanto è bello. Allora, aspettate che mi devo sistemare, casomai mi va a cadere, e faccio un'altra delle mie gaffe. Aspettate, no, la pipa. La pipa, visto che sto mangiando. Aspettate, che bontà, sono contentissima. Alice, aspetta un attimo. No, e io mi sono dimenticata. No, aspettate, la mia più grande soddisfazione. Allora aspettate un attimo che mi va a cadere tutto. Buonissimo. Che dire, io sono davvero davvero tanto contenta. Allora, alla salute vostra e della nostra famiglia. Allora, volevo dirvi, io vi ringrazio tantissimo, davvero, per tutto, per le iscrizioni, e per i like, per tutto l'affetto che mi dimostrate, commenti strepitosi, davvero, mi si riempie il cuore ogni volta che leggo un commento. Però vi devo chiedere scusa se faccio le mie gaffe. Per esempio in questa ricetta ne ho fatte tante, però io sono fatta così. Io preferisco, come dite voi, non cambiare mai, no?
Io preferisco essere me stessa. Se mi rendo conto che nella ricetta, mo davvero sono proprio seria, se mi rendo conto che io sbaglio, cerco di rimediare per farmi capire. Però lo so, nello stesso tempo mi rendo conto che le mie gaffe vengono capite lo stesso, però cerco sempre il modo per spiegarmi meglio. Io ci tengo tantissimo. Ho quasi concluso un anno che sto in questa grande famiglia e davvero sono davvero felice. Mio marito che sta là dietro sa che io mai e poi mai mi sarei aspettata tanta gioia, tanta felicità da questo video ricette. E perché le sento? Le mie... Amore, e perché le sento? Ogni ricetta che faccio mi emoziono, ci metto il cuore e l'anima, credetemi, ci metto il cuore e l'anima. Non voglio sbagliare, ma sbaglio lo stesso. E allora preferisco lasciare tutto come sta. Sono felice, felice veramente di far parte di questa grande famiglia che siete voi, tutti. E non posso dire i nomi perché siete tantissimi, ma ci tengo davvero tanto. E penso che lo sapete, siete tutte nel mio cuore, tutti, tutti, tutti. Allora, con questo io chiudo perché non lo so, sono fatta così. La mia famiglia sa come sono, voi ormai mi conoscete, è un anno che mi conoscete. Ok, io finisco qua, vi ringrazio a tutti di vero cuore per tutto quello che stiamo facendo. Faremo magari un video speciale anche per festeggiare l'anno insieme a voi, e per questo devo sempre ringraziare voi, e in particolare Lorena, che ora non c'è, è uscita, però devo a lei tutto questo e a mio marito, questo lo sapete tutti. Ok, grazie a tutti di cuore, da Tiziana Manimpasta, vi mando un bacio e un abbraccio grandissimo. Ciao a tutti!